Ciao a tutti, bentornati su Cita di Emergenza. Io sono Giuseppe Cicomascolo, alias Cico, e questa è la playlist Educare con Leggerezza. Come dicevo una settimana fa, la playlist Educare con Leggerezza per il periodo estivo cambierà un po'. Proverò a consigliarvi delle mete che potrete raggiungere con i vostri figli, che siano a un costo zero e che soprattutto siano collocati nelle vicinanze, quindi tendenzialmente nelle province di Varese e di Como. Ovviamente tutte le gite che vi proporrò sono state già sperimentate da me e dalla mia famiglia. Oltre a suggerirvi la meta, però, cercherò anche di darvi una visione del valore educativo che quella gita, quell'escursione riserva. L'escursione di questa puntata è passeggiando tra fatte trincee. Per poter fare questa escursione bisogna raggiungere il paese di Germignaga, che si trova nei pressi di Luino, provincia di Varese, quindi zona Lago Maggiore. Qui bisogna parcheggiare la macchina in via Baracca e seguire il sentiero per Brezzo di Bedero. Una volta imboccato il sentiero, dopo circa una mezz'oretta a passo veramente lento, tenete conto che la mia piccolina Chiara, che ha quasi 3 anni, ha camminato per tutto il tratto e quindi ci ha messo una mezz'oretta, si arriva nel Bosco delle Fate. Che cos'è il Bosco delle Fate? Semplice, è un bosco in cui ci sono fate e gnomi, ovvero è una parte del bosco che poi continua, è la parte iniziale, diciamo, dove si possono ammirare sculture di legno con appunto troll o fate per entrare un po' nello spirito magico del bosco. Lì, dopo aver salutato troll, fate, aver fatto qualche foto e giocato, abbiamo continuato prendendo il sentiero che andava ancora verso Brezzo di Bedero. La mia piccolina la metto nello zaino perché la strada inizia a essere un pochino più faticosa per una bambina di 3 anni, però la mia grande, che ha 6 anni, cammina normalmente. Dopo circa un'ora in cui siamo immersi nella magia del bosco, dove sentiamo le ali delle fatine sulle piante, piuttosto che i passi degli gnomi vicino agli alberi, arriviamo nel paese di Brezzo di Bedero. È un paesino di montagna molto piccolo, molto caratteristico. Qui però seguiamo per le trincee, c'è proprio un'indicazione che ci porta alle trincee. E anche qui, dopo circa una mezz'oretta, arriviamo alle trincee appunto della linea Cadorna. Allora, quando si arriva alle trincee c'è uno spiazzo molto grande, un pratone, dove ci si può fermare a mangiare, quindi si può fare tranquillamente il pranzo a sacco, prima magari di visitare le trincee. Lì abbiamo appunto giocato, abbiamo girato un po' sulle trincee, abbiamo pranzato e dopo esserci un po' riposati e rifocillati siamo ripartiti, stavolta seguendo le indicazioni per Germignaga. Dopo un'oretta molto abbondante di cammino, sempre attraversando il bosco nel silenzio e nel rumore delle ali delle fate e i passi degli gnomi, si arriva ad un bel vedere sopra il paese di Germignaga. Da qui c'è una strada asfaltata, chiusa, quindi poco frequentata, che ti riporta direttamente nella via Baracca, dove noi avevamo parcheggiato la macchina. La passeggiata è un circuito, quindi si parte dalla via Baracca e si ritorna in via Baracca. Sono circa 7 km, il dislivello di 200 metri. È assolutamente fattibile con delle scarpe da tennis, ovvio, non leggere ma normali, ed è assolutamente fattibile anche per dei bambini magari dell'ultimo anno dell'infanzia, quindi però che sono già un po' abituati a camminare. Col valore educativo che io ho trovato in questa escursione, sono due i valori educativi. Il primo è che non è molto frequentata. È una passeggiata dove incontri qualcuno, ovviamente anche qualche famiglia lungo il percorso, però veramente si riesce a godere del silenzio e della pace della natura. Secondo valore educativo è che il Bosco delle Fate, posto praticamente all'inizio dei sentieri, è sicuramente un forte motivatore per i bambini per andare avanti. Nel momento in cui io faccio entrare le mie bambine in questo bosco e dico che ci sono gnomi e fate, e quindi possiamo camminare, possiamo andare avanti a camminare perché intorno ci sono gnomi e fate che si nascondono, sicuramente un bambino piccolo è molto più incentivato a proseguire perché ha un po' questa carica. Mentre per i bambini più grandi o per i ragazzi più grandi, sicuramente la trincea può essere una bella esperienza anche di gioco e anche una scusa per parlare di storia. Se ci andate, fatemi sapere cosa ne pensate.
In descrizione vi metterò appunto qualche info in più. Noi ci vediamo sempre qui su Uscita di Emergenza con la playlist Educare con Leggerezza Estate, settimana prossima per un nuovo suggerimento. E vi ricordo che sarà dura, ma condividere esperienze aiuta a stare meglio. E se non ci ascoltate, non siete nessuno. Ciao!